Se nella Val Pesarina il tempo sembra essere sempre perfettamente scandito dal battere degli orologi, c'è una valle, al di là del fiume Tagliamento, dove il tempo sembra essersi invece fermato. A partire dal VI secolo, la Val Resia diventò terra di migrazione di popolazioni di origine slava, provenienti dall'attuale Carinzia. E se in seguito la vita di queste genti si integrò perfettamente con la storia del Friuli Venezia Giulia, la loro lingua è rimasta, per così dire, congelata nel tempo. Il dialetto resiano altro non è che la lingua arcaica dell'attuale idioma sloveno. E chi non sa parlarlo viene a lezione da Silvana Paletti, cultrice di questa lingua e dei suoi canti. Il caffè è pronto? L'occasione per un caffè preparato alla maniera resiana è il pretesto per provare qualche canto della tradizione. I resiani sono sempre stati disposti a muoversi dalla valle per migliorare le proprie condizioni economiche. Alle volte specializzarsi in un mestiere itinerante che li portava in giro per i vari paesi per poi tornare in breve tempo a casa poteva essere una bella opportunità per conoscere e viaggiare. È il mestiere del Briusà, l'arrotino. Mio fratello andava sempre in giro e mi piaceva. Allora ho detto, fare sto mestiere o l'altro, si gira il mondo. Prima andavano con le biciclette, che andavano con la bicicletta nei paesi e facevano ogni giorno un paese. E dopo hanno inventato questo metodo qua di andare in giro. Si può mettere nella macchina, è smontabile. Ecco, vedi la differenza. Come era prima e come adesso. Do una scrotatina. La forbice deve tagliare da cima a fondo, come questa qua. E adesso taglia bene. La signora sarà contenta. Adesso è affidato sto arnese. C'è il filo che bisogna smozzarlo perché è rigido. Quattro colpi di qua, quattro colpi di là, si ammorbidisce. Il signor Oreste, dopo aver fatto l'arrotino per 30 anni, svela un prezioso trucco per verificare se la lama di un coltello è affilata bene. Quando si deve tagliare, è l'unica cosa a provare sulla unghia. Se si attacca come il gatto, allora è pronto da tagliare. Ecco, guarda come si taglia anche la stoffa. Anche la mortadella, se volete. Spesso però la necessità di lavorare ha costretto tanti arrotini a migrare più stabilmente a nord, in Europa, fino a Praga e a Budapest, e a sud, fino alle regioni del centro Italia.
L'amore per questa terra, però, ha riportato nella valle i figli di tanti emigrati. Come nel caso di Rina e di suo marito Giuliano. Il mio papà è andato a lavorare in Umbria perché dopo la guerra, quando è ritornato dal campo di concentramento, in Friuli non c'era lavoro. Allora è sceso e è arrivato fino in Umbria perché mio papà faceva l'arrutino. Noi siamo sempre rientrati nel nostro paese perché le nostre radici sono qua. Amiamo questo paese, questa nostra valle, perché è ricca, no? Ricca, bellissima, ancora, secondo il nostro punto di vista, incontaminata. Insieme hanno creato un'associazione per conservare e valorizzare le meraviglie di questa valle. Questa associazione non è un'associazione nata solo così per fare iniziative, eventi, ma è nata per stare vicino alla gente. Tenere bene il territorio, sfalciando i prati vicino al paese, e curando i sentieri. I profumi di fieno, di legna bruciata, di fiori di montagna hanno spinto anche Donatella a tornare un po' più stabilmente nella terra dei nonni e a coltivare sogni e aglio. Ecco, vedi, questo è il nostro aglio. Questo sono orgogliosa di produrre tutta questa bellezza e questa bontà. È un aglio rosso, medio-piccolo, ed è poco produttivo, quindi tutto ciò che è poco produttivo, tipicamente ormai nella nostra società, è anche destinato all'estinzione. Questo era un po' anche il destino del nostro aglio. Che cosa ha di speciale? È dolce, non aggressivo, il gusto è persistente e delicato nello stesso tempo. E poi la cosa che ha conquistato me è l'alta digeribilità. La mia storia con l'aglio è iniziata più di 10 anni fa, nel 2003. Abbiamo ristrutturato una casetta qua nel paese di Oseacco, nella frazione. Insieme alla casa c'era un pezzo di terreno che una volta è quello che dava sostentamento alle famiglie. E con una manciata di spicchi io e mio marito abbiamo iniziato questa avventura. Perché proprio l'aglio e non qualcos'altro? Perché l'aglio appunto è autoctono, è un aglio speciale che cresce con le sue caratteristiche solo qua in Varresia. E poi perché c'era già all'epoca, quando noi abbiamo iniziato, tantissima richiesta, quindi vedere persone che arrivavano da tutto il Friuli per chiedere e cercare questo aglio, il fatto che non ce ne fosse, mi sentivo un po' responsabile di questo. Per l'aglio di Resia, per una vita a contatto con la natura, Donatella ha anche scommesso in un cambiamento importante. Il posto fisso per me rappresentava Brescia, quindi una bella opportunità per quei tempi, però il poter comparare lo stile di vita di Brescia, di un lavoro dentro ad un ufficio, dentro un capannone, ad una vita naturale qua in Friuli non ha retto, a costo anche di grandi fatiche, perché agricoltura fatta soprattutto come la facciamo noi è molto faticosa. Dopo aver coltivato per 2 anni aglio in uno stesso terreno, si semina un fagiolo ormai tradizionale dell'arco alpino. Ecco, vedi che bel colore, questi viola così. Qui li chiamano anche i turchi o fagioli del Papa, oltre che Kloster, la mia bisnonna. Delizia dai colori vivaci quando sono freschi e dal sapore simile alla castagna, il fagiolo Coccineus. Qui si condisce con sale, olio, aceto e cipolla cruda. Donatella, oltre a coltivarlo, utilizza l'aglio per preparare una zuppa profumata e deliziosa. Questo piatto è una rivisitazione un po' moderna della tradizionale ricetta della nonna. Danno corpo alla zuppa le patate, a pasta bianca, tipiche della valle. L'aglio dà indubbiamente carattere al piatto. A Resia si usa tutto di questa pianta, anche lo scapo fiorale quando è fresco. Qui romanticamente lo chiamano fiore d'aglio di Resia e viene utilizzato come verdura cotta.
all'inizio si taglia grossolanamente per essere poi frullato in seguito. Al soffritto in olio extravergine di oliva si aggiungono le patate. E quando sono ben insaporite, anche con un po' di pepe, si aggiunge del brodo vegetale. Dopo una giusta cottura, un tocco di panna renderà il sapore ancora più delicato. Si serve con un po' di crostini e dello speck tagliato sottile. Il profumo della zuppa di aglio di Resia aleggia in tutta la casa e il sapore è sorprendentemente delicato, ma soprattutto facilmente digeribile. La Val Resia è una valle dalle atmosfere e dalle luci magiche, che resta impressa nel cuore non solo dei resiani, ma anche delle nuove generazioni, talvolta nate anche molto lontano da qui. Sono nata nel nord della Francia e avevo però sempre questo desiderio di tornare in Italia e di vivere qua, nella Val Resia. Dal 2009 Cecilia ha deciso di seguire le orme della nonna Lina e di sua madre Giuseppina, che dopo essere emigrata in Francia è tornata sulle montagne dove era nata. Quando vengo nel campo io mi prendo sempre un po' di erbe per farmi la minestra, sempre minestra vegetale. Allora qui ho raccolto salvia dei prati, ho raccolto il piantagine, la carota selvatica, La silena, che è una pianta veramente molto pregiata qui a Resia, molto tenera, molto zuccherato, ha un gusto molto particolare. In primavera si corre dappertutto per raccogliere la silena, siamo come le capre, e si fa la minestra, si fa il chiacciune, si fa il brodo. Ah, cala, bella, un cocco. Una è bella, sì, se le derniere, se le derniere. Sì, ecco. E se la nonna Lina raccoglieva la genziana per venderla al mercato delle erbe di Udine, Cecilia ha preferito invece creare qualcosa proprio qui. Ho creato l'azienda agricola da circa 3 anni e coltivo all'incirca 25 specie di piante officinali aromatiche. Qua vedete la malva, una bellissima malva, si chiama Malva mauriciana, che è una sottospecie della malva silvestre. Vedete qua le foglie e gli ultimi fiori. Questo fiore bellissimo, di un colore molto intenso. E la sto mettendo a essiccare su questi grattici di legno. Ecco, questo è il risultato. La malva, quando poi viene essiccata, è sentito anche il rumore, segno di un'ultima essiccazione. Poi questa malva verrà confezionata in sacchettini per la vendita di infusi. Con i fiori secchi di malva, Giuseppina e Cecilia preparano uno sciroppo speciale. Perché speciale è un ingrediente che si può trovare in luoghi come questo. È l'acqua della sorgente. Noi andiamo a prendere l'acqua lì dietro casa, che si dice in resiano tapotaturn, è molto buona. Acqua e zucchero di canna devono bollire per 15 minuti. Giusto il tempo per giocare con i gattini.
si versano i fiori essiccati nello sciroppo, un delizioso profumo si diffonde nella cucina. Dopo 24 ore, un liquido denso come il miele, dal colore viola scuro, potrà essere filtrato per preparare velocemente bevande sane e buone, magari accompagnate da biscottini con glassa di malva. La sera scende presto in Varresia. Una stufa ben avviata e un po' di polenta resiana sono la naturale conclusione di una giornata intensa. Un tempo, quando non ci si poteva permettere abbondanza di ingredienti, la base della polenta erano le patate. In seguito, alla ricetta tradizionale, si aggiunse abbondante farina di grano, presa dal mulino locale. Trovare oggi farine di qualità macinate a pietra, ancora come una volta, non è cosa semplice. Alla fine dell'Ottocento, nella sola provincia di Udine, i mulini ad acqua erano centinaia. Ma oggi soltanto Firmino, a Illeggio, appena fuori dalla Varresia, ha tutta la costanza e la passione per tenerne in funzione ancora uno. Il mulino è quasi considerato oggi un piccolo museo, ma non da Firmino. E del resto molti ancora in paese macinano qui, proprio come secoli fa. Il mulino è antico, non si sa esattamente le date, ma si parla che circa da documenti nascevano verso il 1200 così. Io, come vede, ho licenza di macinazione, che è stata tramandata ancora, c'ho le tessere del bisnonno addirittura degli anni 20. E così venivo qua con mio nonno da bambino ancora, e rimane la passione. Un po' adesso tocca a me, in futuro non lo so. Comunque dà un ottimo macinato, perché la macinatura a pietra è diversa di quelle dei grossi mulini, appunto, di oggigiorno. Il grano viene frantumato, polverizzato, e c'è tutto, c'è il cuore, c'è l'amido, c'è anche parte di crusca dentro, perciò abbiamo una farina integrale. Qua è possibile macinare tutti i cereali, anche i legumi. Allora era largo uso di fare la polenta, e questo dava un buon profumo al paese la sera. Per preparare la polenta resiana alla maniera tradizionale, Sandro Quaglia deve usare un bel po' di energia per pestarla con la miuschizza. Dopo 20 minuti di cottura, il risultato è perfetto. La polenta si gusta a piccoli pezzi, come degli gnocchi, conditi con burro fuso e abbondante formaggio grattugiato. Le valli di questa terra sono un'autentica sorpresa. Conservano fra i pendii delle sue montagne imponenti meraviglie di natura.
tradizioni ancora intatte e soprattutto il calore delle sue genti, fiere di appartenervi e di potervi restare.